fatto specifico? Quando lo ha conosciuto? L'ho conosciuto tantissimi anni fa. L'epoca in cui proprio via Vittorio Veneto, là, 75-76, insieme a Giuseppe Madonia, Carletto. Sa quale attività svolgesse? Aveva un ufficio. Sì, aveva un ufficio, come ho detto ieri, che aveva non so, un motopale, cose di movimenti di terra, queste cose qua. Di altro? No, di altro no. Conosce Raimondo Maugeri? No. Conosce tale Zizzo? Zizzo come? Come soprannome? No, no, è Raimondo Francesco. Io le sto chiedendo. Cioè, io ho conosciuto un Zizzo Francesco, Franco Zizzo, sul finire degli anni 70. Poi qua ho visto un altro Raimondo Francesco. Dove lo ha visto? In qua Cacciare di Bicocca, ma non è quello che ho conosciuto io, questo diciamo era il cugino, e questo io non lo conoscevo, sapevo di questa persona ma non lo conoscevo fisicamente. E chi sa dire questo Zizzo che lei conosce? Cugino di questo Zizzo, l'ho conosciuto tanti anni fa, poi ci siamo persi di vista. Sa se era inserito in organizzazioni criminali? No. Lei ha conosciuto personalmente il Mazzei Santo? L'ho conosciuto durante una traduzione da carcere di Bicocca al tribunale di Catania. In che anno? O fine 94 o inizi 95, perché non ricordo in quale procedimento andavo, perché lui era imputato di un'associazione. Lei ieri ha fatto riferimento alla guerra tra il clan Cappello contro il clan di Mazzei Santo. Sì. E ha fatto riferimento al fatto che il Santa Paola, o comunque il gruppo di Santa Paola, non interveniva direttamente, ha usato un termine più o meno simile a quello che sto dicendo io. Le voglio chiedere, lei è a conoscenza di fatti specifici che si sono verificati nell'ambito di questa guerra tra i due clan? Fatti specifici, io posso parlare dell'omicidio di Sergio Lo Giudice, che era stato addebitato a Santo Mazzei, mentre che a commetterlo sono stati gli uomini di Gaetano Lautani. E perché era stato prima addebitato? Addebitato dalle forze dell'ordine, dall'opinione pubblica, in quanto era in corso la guerra, diciamo, tra Cappello e Milanesi contro Cacagnoso Mazzei. E dico di altri fatti di sangue commessi nell'ambito di questa guerra? Di Rosario Piacenti venne sempre ucciso da persone di Gaetano Lautani. E che poi ebbe la conferma dello stesso Lautani quando ebbemmo quell'incontro dopo l'uccisione di Longo,
A che ho detto che qualora lui avesse fatto più una cosa del genere senza farcelo sapere, saremmo stati noi questa volta a prendere le distanze da lui. Gli altri fatti di sangue? No, questi sono i due fatti in cui io in un certo modo ero, diciamo, a conoscenza, perché c'erano in una circostanza amici di Emilio Gomez che hanno visto persone di Lautani appostate vicino alla casa di Sergio Lo Giudice, mentre che amici di per l'altro omicidio, per Rosario. Le chiedevo di altri fatti specifici, lasciamo stare questi, di altri fatti specifici. Ho capito. No, più o meno sono stati questi due più che altro che mi sono interessato. Sull'omicidio di San Filippo Ernesto e Romano Santo. Presidente, c'è opposizione? Costituisce oggetto di altro giudizio, come ben nota la Corte? Sì, ma non si chiedevano, non riguarda la contestazione. Non si chiedevano certamente gli autori dell'omicidio, si chiedeva di capire se era il Ferone al corrente della dinamica dell'omicidio, della causale o quantomeno in ordine alla causale dell'attribuzione. In ordine alla causale può rispondere? Posso rispondere? Io mi trovo al motivo per cui fu fatto questo omicidio. Per cui fu fatto questo omicidio? Stiamo parlando dell'omicidio di Santo Romano e San Filippo Ernesto. Cioè, per quello che è a mia conoscenza, in quanto io mi trovo in galera in quel periodo. Santo Mazzei ha chiesto un incontro a queste, diciamo, persone di cappello. Queste persone si trovavano a casa di Mario Villani, detto Mario Rosso, e stanno andando in questo incontro. Appunto, per parlare, mi pare, se non ricordo male, l'incontro, diciamo, che era dovuto, in quanto precedentemente c'era stata una sparatoria nella zona del Viale Mario Rabisardi, e che erano state, diciamo, toccate persone vicino a cappello, ma che non ci sono state vittime in questa sparatoria. Allora, quando l'attentato era nei confronti di chi? Di preciso non mi ricordo, però ho saputo che erano gente vicino, intimi di cappello in pratica. Allora praticamente stavano andando per discutere questa cosa, come per dire che loro il cappello non ci c'entravano in tutta questa situazione qua. Sono spostati da casa di Mario Villani e San Filippo e il Romano, e ad attendergli l'agguato c'erano persone di Santa Paola, di Santo Battaglia, per quello che ci risultava a noi. Queste indicazioni lei da chi le ha prese? Dal mio gruppo. Dal suo gruppo specificatamente? Sì. Questo durante la detenzione oppure? No, quando poi sono uscito, in quanto si parlava un po' anche di questi fattori qua. Conosce Morales Francesco? Sì. Quando lo ha conosciuto? Nel 94, a carcere qui di Bicocca, di cui eravamo in cella insieme. Sa se è inserito in un'organizzazione criminale? Morales Francesco è un ragazzo praticamente che sta bene con tutti, ma in quella circostanza stava bene anche con Marcello D'Agata. Qualche 10-15 giorni prima, cioè praticamente non mi ricordo se si trattasse all'inizio di marzo del 95, eravamo io e lui in cella. Ad un dato momento
Il televisore annuncia una strage a Catania. Stiamo ad ascoltare. Quando poi ha detto i nomi la sera, si parlava del fratello Carmelo, è stato ucciso a Gravina di Catania, nella piazzetta. Il giorno dopo, a passeggio, naturalmente si è commentato un po' tutti quanti sbigottiti questa situazione. Ancora non affioravano nessuna notizia in merito a questo fatto di sangue. Marcello D'Agata le si avvicina dicendo che secondo lui questa qui era opera dei milanesi. Il che mi chiede a me di sapere qualcosa in merito a questi milanesi e in particolar modo sul fratello di Jimmy, quello che lavora, quello grande e più grande di tutti, che ha un'attività nella zona di San Giorgio, in quanto questa famiglia doveva mettersi in lutto. Io a sentire questi discorsi mi sono rabbrividito. In cella ho detto a Franco Morales: stammi a sentire, secondo me questa qui è opera dei lautani, perché guarda che a usare le calibro 9 lungo sono i lautani e non i milanesi, perché non, anche perché come base logistica non tanto ce ne hanno su Gravina i milanesi, mentre che i lautani ci sono su quel territorio. Secondo me è questa, non ti lasciare influenzare, io non chiederò niente a nessuno. Essendo che io avevo la guerra con i lautani, naturalmente poteva sembrare che io lo dicesse per spingerlo contro i lautani, ma che io già avvertivo che la mano veniva di là. Man mano che affiorano le notizie sulla dinamica di questo fatto di sangue, perché il killer aveva abbandonato la macchina, il killer è qua, il killer è là, man mano viene fuori che a fare questa strage è stato un certo Costantino, qualcosa del genere, un nome più o meno del genere. Viene fuori da che cosa? Dall'operazione di polizia, viene arrestato, sì. Questo di cui, perché dice aveva abbandonato la macchina, queste cose qua. Allora a quel punto gli dico: hai visto Franco? Sai chi è questo? Questo qui è il fratello di quel Cosentino, non mi ricordo di preciso il nome, Cosentino, qualcosa di analogo. È quello che il fratello è morto nella rapina commessa a Bologna insieme a Giuseppe Di Giacomo. Questo qui è uno di quelli riservati di cui io sapevo, anche se non conoscevo, sapevo per le cose più strette. Giuseppe Di Giacomo glieli fa fare a questo, fratello di suo compare che è morto in quella circostanza. Hai visto Franco che questo è il lautani? Uno che commette una strage del genere non si può permettere da farla per conto proprio, se non dopo avere il beneplacito dei propri responsabili. Al giorno dopo il Marcello D'Agata, dinanzi a questi fatti, si è dovuta rendere dicendo: beh, ora vediamo com'è questa situazione, come non è. Opera morta. Non se ne è parlato più. Ecco, ma ritornando al Morales. Ecco, cioè, la conoscenza del Morales, il rapporto in pratica che io, diciamo, avevo con il Morales. L'unica volta in cui mi trovai, diciamo, un po' ad entrarmi un po' in questi discorsi con il Morales è stata a causa di queste circostanze e di cui ho narrato più o meno tutto quello che abbiamo parlato.
Cioè, poi si parlava di quadri in quanto pittore. Di attività illecite lei non è a corrente? No, completamente. Conosce Motta Antonio? Motta Antonio no. Non le dice niente il... No, come Motta Antonio no. Conosce tale Custanzeggio, soprannominato? Sì, Custanzeggio l'ho sentito nominare, mi pare che fosse gestore o proprietario della discoteca Medea 5, ma non l'ho mai conosciuto. Sa se è inserito in organizzazione? Ma era amico di tutti. Amico di tutti, sì, sapevo questo qui più o meno, amico di Santa Paola, amico di altre gente, stava bene con tutti, non so se fosse inserito in un contesto associativo. Conosce Nania Antonino? Di persona no, di nome. Cosa sa di nome e da chi sa? No, se il genero del signor Mangione Francesco. Solo di nome, che aveva la Nicky Car, un autosalone di vetture, niente di niente. Conosce Alfio Orofino? No. Conosce il proprietario della racchetta? Del ristorante La Racchetta? No. Aspetta, il ristorante La Racchetta. Mi pare che ha avuto diversi gestori comunque, se non ricordo male, La Racchetta. Comunque, lei non è... No, comunque, ad ogni modo. Conosce tale Pagano Antonino? Come? Pagano Antonino? No. Conosce Palazzolo Salvatore? No. Conosce Pappalardo Salvatore? Di nome, di persona no. E di nome cosa le suggerisce questo? Se non ricordo male dovrebbe essere la persona che è stato ferito durante la sparatoria in via delle Olimpiadi, la casa di Benedetto Santa Paola. Ecco, dico, oltre queste indicazioni non... No, che era integralmente inserito nel gruppo Santa Paola, sì, che era parte attiva, ecco, questo qui si sapeva. Queste indicazioni da chi le ha prese? Da quando è successo questo fatto praticamente, l'abbiamo sempre saputo. Conosce Pastura Carlo? Come? Pastura Carlo? No. Conosce Pavone Emanuele? No. Conosce Pelleriti Antonino? No. Conosce Pesce Francesco? No. Conosce Pistone Francesco? Io ne conosco due Pistone Francesco. Uno appartenente al clan di Claudio Di Mauro. Sì. Un altro... Io lo conosco bene, era diciamo più o meno anche lui del mio quartiere, e gestiva delle sale biliardo, mi pare in Piazza Risorgimento se non ricordo male comunque, e che era anche impiegato comunale. In che settore? Impiegato comunale? No, non ricordo di preciso. Ricorda se queste sale che gestiva nella zona di Piazza Risorgimento le gestiva in società oppure era da solo? No, guardi, non mi ricordo se era in società, se era da solo. Sa se il Pistone Francesco era inserito, questo Pistone Francesco di cui per ultimo ha parlato, fosse inserito in qualche organizzazione criminale? No, com-
completamente. Sa se il pistone Francesco avesse rapporti di frequentazione o di amicizia con qualcheduno degli imputati di cui finora abbiamo parlato? Ecco, Franco Giammuso, questo, sì. Addirittura questo... non so se lavorassero anche insieme, perché anche Giammuso era impiegato comunale. Su questo non posso essere preciso. Cioè, che c'era un rapporto di amicizia tra Franco Giammuso e Pistone, questo sì. Lei poc'anzi ha parlato del Giammuso. Lei ricorda che tipo di autovettura possedesse il Giammuso? Mi pare che avesse un Mercedes, se non ricordo male. Meno che non le era prestato. Questo in che periodo? Pare che fosse, di preciso non ricordo. Anche perché in genere, per esempio, non è che... Quando lo vedevo, lo incontravo sempre, per esempio... Questo Mercedes, quando l'ho visto? Non ricordo. Qualche volta lo vedevo con qualche anche, diciamo, motorino... Anche perché Catania, essendo che è una città caotica, in genere si preferiscono questi mezzi, diciamo, che sono più svincolanti, con qualche motorino. Non so se fosse sua, se fosse prestato, se non lo conosce, so. Conosce Privitera Mario? Ferone. No, sto cercando di focalizzare se conosco sto Mario Privitera. Conosco, mi ricordo, un marito, quello russo, ma Mario Privitera, ma è deceduto da tanti anni. Non so se lei parla della stessa persona. Beh, sono nomi questi qua, Privitera, e all'interno della malavita ce ne stanno tantissimi. Conosce Puglisi Alessandro? Sì. Come l'ho conosciuto e quando l'ho conosciuto? Quando venne arrestato e mi hanno tradotto qui a carcere di Bicocca, l'ho conosciuto a carcere di Bicocca. Sa se è inserito in organizzazioni criminali? No, su questo non posso essere specifico, però è cugino di Piero Puglisi. E Piero Puglisi quando l'ha conosciuto lei? L'ho conosciuto, già sapevo del nome di Piero Puglisi, della persona di Piero Puglisi, poi come conoscenza l'ho conosciuto nell'84, poi l'ho incontrato nell'87 a carcere di Caltanissetta, poi, se non ricordo male, nel 90, poi... Sì, diceva? Poi nel 90, poi l'ho incontrato qualche volta, non ricordo, 92 mi pare, che venne lui a colloquio a trovare il suo cognato. Suo cognato chi? Il cognato Nino, Nino Pulvirenti. Abbiamo capitato che in quel colloquio l'abbiamo fatto insieme. E poi l'ho incontrato nuovamente qui a carcere quando nel 94 sono stato arrestato. Sa se è inserito in qualche gruppo? Piero Puglisi... Genere del Passote con Santa Paola, molto vicino, intimo di Santa Paola, crede fedelmente a Santa Paola, perlomeno per quello che avrò potuto capire io, anche se non è che avevamo, diciamo, un dialogo aperto con Piero Puglisi, ma niente di più, semplicemente un ciao ciao, qualche partita lì a pallone. Non parlavamo... Questo durante i periodi di detenzione, mi pare di capire, o fuori? No, durante il periodo di detenzione, ora qui nel 94-95. Ecco, le risultano fatti specifici attribuibili al Puglisi? Piero? Sì. No, non si parlava mai niente di tutto questo, un po' tutto generico.
Conosce Puglisi Domenico? Sì, sempre cugino di Piero. L'ho conosciuto? 91 a carcere di Piazza Lanza, 91-92 in quella carcerazione comunque, e ora l'ho rivisto nuovamente qui a carcere di Bicocca nel 94. Sa, 95. Quale tipo di attività, se svolgeva qualche attività delittuosa? No. Sapevo nel 91 che era stato arrestato di conseguenza una tentata rapina, qualcosa del genere. Poi l'ho rivisto qua, appunto pensavo che già era fuori, invece poi mi disse che era stato imputato per un'associazione, ma niente di più. Puglisi Salvatore? Sempre cugino di Puglisi Piero. Sì, sempre in queste circostanze. Fatti specifici e riconducibili? No, completamente. Lei ha conosciuto il Malpassodo? Io ho conosciuto il Malpassodo nell'80. In che occasione? Nell'occasione che era oggetto da estorsione in certo e affitto in via Vittorio Emanuele, e che essendo amico di Sebastiano D'Arrigo, il Sebastiano D'Arrigo mi fece sapere di interessarmi per questo. Come dicevo, essendo amico di Sebastiano D'Arrigo, affitto, il nome Affio mi pare Cresta, mi sono interessato praticamente a questa, diciamo, estorsione, di cui ho trovato nella circostanza anche lì a Giuseppe Pulvirento Malpassodo, che era anche lui amico di affitto all'epoca. Mi ricordo c'era un certo Mario, Mario Chiabaffi si chiamava, questo qua, ora non l'ho più visto da tantissimo tempo. L'ho conosciuto, che lo conoscevo dal bar Scalia in via San Giuliano, era in compagnia di Omo Passato. Poi rividi nell'84 Omo Passato, ma lui non mi ha visto, come non mi ha visto nemmeno Piero Puglisi nell'84. Nella circostanza di una, diciamo, pacificazione tra Pillera e Santa Paola, una successiva forma di pacificazione a causa della morte di Salvatore Romano, padre di Santo Romano. Poi non ho più avuto modo, diciamo, di vedere Malpassodo. Le risulta se il gruppo del Malpassodo trafficava in sostanze stupefacenti? Sì, per conoscenza sì. Conoscenza tramite che cosa? Tramite, diciamo, le solite persone, tutto quello, diciamo, che in genere si sapeva. Trafficavano in droga, trafficavano. Erano sulle bische anche. Per quanto riguarda la droga, le sue informazioni specificatamente da chi provengono? Da un ragazzo che, diciamo, che era con me nel mio gruppo. Parli più forte. Da un ragazzo che era con me nel mio gruppo di Giuseppe Fiaschè, e che si riforniva da persone di Claudio Samperi, e che deducevo che naturalmente quello era un agente d'Omo Passato. Chi era questo? Giuseppe Fiaschè. Dico, lei è al corrente di questo episodio specifico soltanto o ne conosce altri? No, perché è stata la sola occasione che io ho conosciuto Claudio Samperi, in quanto è venuto proprio in piazza Bovio, mi pare che siamo 91, a rivendicare questi soldi di Giuseppe Fiaschè.
E io appunto ho detto a Giuseppe Fieschi, portagli questi soldi e non trattare più questa situazione, questa droga, dagli un taglio. Conosce Quattrocchi Alfredo? Sì. Come e quando lo ha conosciuto? Lo conoscevo di vista in diverse, diciamo, circostanze di mie varie detenzioni, ma non avevo mai avuto rapporti di niente. Come ho detto prima, nel 95, i primi giorni del 1995, sono stato tradotto a carcere di Carinola insieme a Giovanni Rapesardo, un altro ragazzo fortunato, non ricordo comunque altro, non ricordo il cognome, e che c'era là proprio Iaffio Quattrocchi, Alfredo Quattrocchi, e l'ho conosciuto. Scusi, l'hai detto Alfio Alfredo Quattrocchi, mi faccia capire. Sì, si chiama Alfredo Quattrocchi, però tutti quanti lo chiamavamo Iaffio Quattrocchi. Sì. Di Ascio. E che essendo che là sono, diciamo, tutti cellette singole, a carcere di Carinola, lui provvedeva a cucinare. Il che noi nel tempo, diciamo, della socialità mangiavamo sia io che Giovanni Rapisarda proprio da lui, nella sua celletta. Ecco, sa se è inserito in qualche gruppo? No, di specifico no, so che apparteneva là gente di Aci, aveva degli amici, ma non ho niente di più. Che fosse, diciamo, parte integrante, attiva su questo, anche perché, diciamo, che in pratica io già sapevo per esempio di Giovanni Rapisarda, mi tenevo, non parlavo semplicemente di altri fatti, di fatti di cronaca, di fatti giornalistici, di calcio, di queste cose qua, appunto per non parlare di malavita eccetera. Dico, né successivamente, al di là di questa parentesi carceraria, ha avuto indicazioni su questo personaggio? No, già si parlava qualche volta, si parlava magari che era imputato in questa associazione, ma solo si parlava di imputazione e basta, niente di specifico, niente di tutto sommario, niente di particolare. Conosce Quattrocchi Angelo Mario? Successivamente ho conosciuto anche lui, in quanto io dopo un mese, non ricordo bene, sono stato nuovamente tradotto qui a carcere di Bicocca. Periodo? 95. Sono stato nuovamente tradotto qui, in quanto stava per iniziarmi un processo di cui ero imputato. Ho saputo che è stato arrestato questo ragazzo che era fratello di Alfio Quattrocchi. E ci siamo salutati, in quanto già lui sapeva della mia presenza a Carinola. Per cui quando poi mi ha visto là, mi ha salutato, mi ha chiesto del fratello come stava, come non stava, gli ho detto che stava bene. Qualche, diciamo, praticamente qualche giorno dopo, niente di più. Scusi, con riferimento a quello zizzo di cui ha detto poc'anzi, con riferimento ad una domanda... Presidente, mi scusi, è l'avvocato Pavone, scusi se ho pubblico ministero, ma sta parlando di Quattrocchi Angelo Mario o di qualche altra persona? O di qualche altro Quattrocchi? Avvocato, io ho chiesto Quattrocchi a Angelo Mario e lui mi ha dato delle risposte, poi vedremo di chi ha parlato. Vabbè, questa è una domanda che dovrà fare in sede di controesame. Lei. Va bene. Siccome sta parlando di una situazione di detenzione. Vabbè, ma dico, scoprirà poi in sede di controesame, avvocato. Io ho fatto la domanda, lui ha dato una risposta, poi lei in sede di controesame. Io pensavo che lei, facendo la domanda, avesse anche i dati che avrebbero dovuto. Avvocato, lei ha il controesame e le farà ragione. Quindi, a proposito di quello zizzo di cui ha parlato lei poc'anzi, ce lo sa descrivere innanzitutto fisicamente? Lei ha parlato
Ci vuole dire o ripetere il nome di questo Zizzo? Zizzo che conosco praticamente sì. Io? Sì. È un bassino. Il nome? Franco. Franco, ecco. Quindi, bassino? Bassino, biondino, un po', diciamo, ma comunque da tanti anni che non lo vedo. Più o meno quanti anni ha? Molti, forse più di 10 anni. No, quanti anni ha come età? Ha più o meno la mia stessa età, sulla quarantina. Lei quando l'ho conosciuto? L'ho conosciuto circa nel 78, qualcosa del genere. Sa che attività svolge? No. Sa se è inserito in qualche gruppo? No, completamente, perché ci siamo praticamente, diciamo, persi di vista in pratica. Su Rapisarda Giovanni, oltre quanto ha già detto, sa fornire altre indicazioni? Sansonero, come soprannome. Soprannome come si chiama? Giovanni Sansone, Sansonero. Perché questo soprannome? Lo chiamavano così. Dico, altre indicazioni? No, niente. Conosce Rapisarda Salvatore? No. Conosce Rigano Filippo? Sì. Dove e come lo ha conosciuto? L'ho conosciuto solo ed è sempre in carcere. L'81 eravamo nella stessa cella a carcere di Catania di Piazza Lanza, Braccio Nuovo, e poi l'ho rivisto quando venne ora arrestato nel 94 qui in carcere di Bicocca. Sa se è inserito in organizzazioni criminali? Non in particolare. Conosce Romeo Francesco? Io conosco praticamente due Romeo Franceschi, tutti e due deceduti. Altri Romeo Francesco non deceduti? Francesco no. Conosce Romeo Riccardo? No. Conosce Salemi Salvatore? No. Conosce Salvo Antonino? Salvo? Antonino. L'ho conosciuto qui a carcere qui, quando venne arrestato nel 94. Sa se ha qualche soprannome? Celentano mi veniva chiamato. Questo da chi l'ha preso lei? Là, no, sentivo sempre che lo chiamavano Celentano. Questo... Cioè, che di cui era residente nella zona di Bustastizio? Lei non faccia domande. Dica no, io non faccio perché, sì. Appunto, come salvo Antonino... Io non posso rispondere. Cioè, vabbè, mi scusi. Lei lo ha sentito chiamare così in carcere? Sì. Si è inserito in qualche organizzazione malavitosa? No. Quindi no, non lo la so. Sua conoscenza è esclusivamente quella maturata nell'ambito dell'ambiente carcerario, mi pare di capire. Sì. In questo periodo qui. Sì. Conosce Sansone Francesco? Non mi è nuovo. Non le è nuovo il nome, ma non sa dirci nulla, mi pare di capire. Sì. Conosce Santa Paola Angelo? Di Gaetano?
No, Santa Paola Angelo no. Non conosce, quindi Santa Paolo Benedetto ne abbiamo già parlato, comunque le voglio dire, lei quando lo ha conosciuto il Santa Paolo? Agli inizi degli anni 70. Fino a quando ha avuto rapporti di frequentazione con il Santa Paolo? I rapporti di frequentazione con il Santa Paolo sono, diciamo, in quanto all'epoca loro gestivano una bisca in Piazza Bovio. Essendo io di Piazza Bovio, Santa Paola era solito frequentare Piazza Bovio. E che tante volte si parlava del più e del meno, fino a notte inoltrata là sulla piazza. Poi in Corso Italia, Barmignieme allora. Dove era ubicato il Barmignieme? Angolo Concorso Italia, sì, via Francesco Crispi, quella la piazza. Quella piazza là dove c'è l'eccesso, il tribunale. Sì. E quindi? E quindi ti ho detto era solito frequentare, per cui ci vedevamo spesso. Io ancora ero un ragazzino. Ecco, dico dopo. Quando è scoppiata questa guerra, lei ha avuto poi modo, quando c'è stata la pace? No, io l'ultima volta che ho avuto modo di vedere Santa Paola è stato, se non ricordo male, l'autunno dell'80, in quanto ero in piazza Cappellini, crocifisso. E anno? 1980, sì. Ero crocifisso che stavamo aspettando praticamente che arrivasse a Fioferlito e che si, in un certo modo sapevo che doveva arrivare un ordine da Palermo, stavamo aspettando la risposta di Palermo e a Fioferlito, da Fioferlito, per, come dire, dichiarare la guerra a Santa Paola. Invece, mentre che stiamo aspettando questa risposta, è arrivato a Fioferlito Natale d'Emanuele, benedetto a Santa Paola, è uno dei Cavadruzzo, con un'auto blindata. Fioferlito si ferma lì davanti, fa salire a Salvatore Palermo. Salvatore Palermo ci fa un gesto di seguirli e si va. Fa un gesto di seguirli a noi, sì, in quanto c'ero io, Salvatore Pillera, Nino Strano Stellario, Orazio Isaia, Matteo Marino ed altra gente. E si va in piazza Risorgimento. Loro sono saliti a casa di Affio Ferlito. Loro chi? Tutti e cinque che ho menzionato insieme a Salvatore Palermo. E il Santa Paola? Santa Paola c'era a bordo della macchina, sì. Insieme a Ferlito. Sì. Insieme a Natale d'Emanuele e uno dei Cavadruzzo. Mi pare Franco, se non ricordo male. Il che... E lei è rimasto fuori? O... No, noi siamo rimasti in piazza Risorgimento fuori. Il che dopo qualche ora, due, scende Salvatore Palermo dicendoci che si era tutto sistemato a Palermo e che potevamo nuovamente tornarcene, diciamo, posare tutte le cose che erano preparate, che non si doveva fare più niente in quanto la cosa era stata sistemata a Palermo. Quella è stata, diciamo, praticamente fisicamente l'ultima volta che ho visto a Santa Paola, benedetto. Quindi questo fatto avviene prima della morte di Ferlito, mi fa di capire. Certo, siamo
autunno, fine estate, autunno 80. Lei conosce i figli del Santa Paola? Personalmente no, però lei conosceva il mio figlio. Perché si frequentavano? Sì, in due posti, dal dentista e al Banacher. Il che mio figlio, quando ha visto che lo hanno arrestato, si è molto ma molto dispiaciuto, perché appunto anche mio figlio lo sapeva queste cose. Dice: papà, ma io non lo vedo mai frequentare con gente di malavita. Ha detto: papà, che ci vuoi fare? Pazienza. In quanto uno dei figli di Santa Paola studiava odontotecnico, qualcosa del genere. Essendo che avevamo un amico in comune, un dentista, un certo Vittorio Panebianco, e che era mio figlio, era solito andare da questo Vittorio, come anche figlio di Santa Paola, e che lo vedeva là, e che era un ragazzo per bene, mio figlio mi diceva sempre. Diciamo quasi che mio figlio in un certo modo non ha capito il perché lo hanno arrestato, non gli tornava il perché l'avevano arrestato. Di quale figlio del Santa Paola sta parlando? Del piccolo Francesco. Lei conosce i cognati del Santa Paola? I cognati chi? I cognati, se li conosce, poi vediamo chi. Cioè, Giuseppe Ercolano. Giuseppe Ercolano come cognato. Poi ci sono i Minniti, che sono di Via La Libertà, che io li conosco, Raffaele, e l'altro li conosco, tutta gente per bene. I Minniti sono, credo, sicuramente posso affermarlo con certezza, questo sono fuori dalla malavita. Altri cognati? Non ricordo di altre sorelle in questo momento del Santa Paola. Non ricordo di altre sorelle del signor Benedetto Santa Paola. Conosce Santa Paola Salvatore di Francesco? C'è il fratello di signor Benedetto Santa Paola? Io conosco Santa Paola Salvatore, il fratello di Benedetto Santa Paola. E oltre il fratello conosce qualche altro Santa Paola Salvatore? E il cognato di Salvatore Amato, pure Santa Paola. Quello di cui abbiamo parlato? Sì. E sul conto di quest'ultimo, dico, sa dare altre indicazioni oltre quelle che ha già reso? No, a linea di massima no. Conosce Vincenzo Santa Paola di Salvatore, cioè il figlio del fratello? Sì. Quando l'ha conosciuto? Da tantissimi anni, da tanti. Sa quantificare più concretamente? Diciamo attorno, posso dire, finire degli anni 80. Era inserito, è inserito in organizzazioni criminali? Sì. In quale? Capeggiata dallo zio Benedetto. Sa che tipo di attività se ne compiva specificatamente, attività illecite? Ero tosto la famiglia.
periodicamente c'è un tosto una staffamiglia. Prima c'era Nino, ora c'è Nino, il fratello di Benedetto Santa Paola. Ora c'è Idu. E cioè? Tutto questo dico come le risulta? C'era voce che camminava, è anche un fatto abbastanza, diciamo, di pubblicità. Alla lunga torna anche bene questa forma di pubblicità, per cui ci deve sempre essere qualcuno nella famiglia che sia, diciamo, guardato sotto un aspetto di forma di criminale, in un certo qual modo. Torna bene. Per cui anche questa, diciamo, che fa parte del gioco per la struttura di un sodalizio criminale. Sai in particolare di quali attività il Lenzo Santa Paola si occupava? No, nessuna in particolare. Sai in particolare con quali persone, quali personaggi si accompagnasse più frequentemente, per quello che è potuta essere la sua osservazione? No, nessuna di queste. So solo una cosa, che nel 95 perché fosse sul finire del mese di marzo ha avuto una lite all'interno del carcere di Bicocca. Con chi? Con un certo Aparo, un siracusano. Sì. Aparo. E che mi sono anche un po' indignato, perché questo Aparo, definito un grande killer, subiva passivamente da Salvatore, da Santa Paola, subiva passivamente pugni e schiaffi. Santa Paola chi? Quello che stiamo parlando, il figlio di Salvatore. Sì. Subiva? Passivamente pugni, schiaffi, calci, comunque poi gliel'hanno tolto di sotto tutte queste cose qua. Il che il Marcello D'Agata, essendo che noi questa scena la vedevamo per intera, in quanto il passeggio tra il primo e il secondo piano è diviso solo da degli specchi, vetri, sento esclamare: Marcello D'Agata, che mai chiesto sempre per dire che può fatto può ammazzare sempre i cristiani e sempre parare a ammazzare. Cioè, perché lui inveiva questo Aparo, t'ammazzo, cose del genere, no? Durante questa lite. E che Marcello D'Agata dice che para sembra ammazzare. Che a me è sempre io. Cioè, in quanto ciò si è verificato, diciamo, in quanto ci ha incuriosito un po' tutti quanti quelli che eravamo in quel passeggio che guardavamo. Quindi questo fatto avveniva nell'ultimo periodo? Sì, e poi lui esclamava, è come parte quando c'è da ammazzare. Questo chi lo diceva? Marcello D'Agata, in quella circostanza. Conosce Santo Cono Carmelo? Santo Cono Carmelo? No. Conosce Melo Munzù? Carmelo Munzù? Mi ricordo di uno che dovrebbe essere ora anziano, certo, Carmelo Munzù, contrabbandiere. Quando lo ha conosciuto? Da sempre, era contrabbandiere nella zona del Crocifisso, Piazza Cappellini, la zona più o meno, diciamo, dove sono nato io. E in che periodo l'ho conosciuto? Da sempre, quando sono nato, man mano che sono cresciuto lo vedevo. Ecco, come ma dico, detto quando, prima allora, diciamo, quando lo ha perso di vista? Se lo ha perso di vista, però. Ah, dagli anni 80 in poi, inizi anni 80 in poi. Quindi oltre al fatto di essere contrabbandiere non... No, non mi risulta null'altro.
Ce lo sa descrivere così rapidamente, fisicamente? Sì, era magro, più o meno la mia statura, molto più magro di me. E nero, scuro di carnagione. Capelli? Capelli neri, lisci. Conosce Sant'Onocito Carmelo? No. Conosce Scalia Vincenzo? No. Conosce Sciuto Sebastiano? No. Conosce Nuccio Coscia? Di nome, ma non di persona, essendo che era uno di Aci. Come Nuccio Coscia conosco questo, di Aci, Aci Reale. Ecco, lo sa perché lo ha preso nell'ambiente oppure perché ha qualche fonte specifica? No, no, io li sapevo perché cercavo, in genere, guardi, vede, dottore, succede questo qui. Essendo che io dovevo più o meno sapere chi fossero le persone che appartenevano e che non appartenevano, più o meno il grado, eccetera, che potevano avere all'interno di un sodalizio di altre squadre, perché non si sapevano mai le cose della vita. Eventualmente, in qualsiasi momento, io dovevo sapere praticamente a chi andare, eventualmente, come dire, a riferirmi, a chi andare a trovare, a chi andare a cercare. Per questo, diciamo, più o meno mi interessavano più che altro i nomi e le persone nella zona, anche se non li conoscevo, l'importante è che li sapevo. Ecco, e quindi lei sapeva che c'era questo personaggio con questo nome? Sì. Ma sapeva se era inserito in qualche organizzazione? Santa Paola. E di questo gruppo... di cui Nuccio Coscia è esponente, era esponente, lei conosce altri personaggi che gravitavano in quella determinata area geografica? No, conoscevo questo, sapevo che c'era, come si parlava prima, era amico di Filippo Arrigano, come si chiama, Arrigano mi pare, sì, Filippo Arrigano era amico di lui, e che, come dire, referente di Santa Paola su Aci era questa persona qua. Mi scusi, quando lei si incontrava con Aldo Ercolano, nelle occasioni in cui si è incontrato con Aldo Ercolano, l'Ercolano era da solo o in compagnia di qualcuno? In certi casi da solo, in certi casi in compagnia di Carletto, in compagnia di Nicola Maugeri, in compagnia di Marcello D'Agata. Cioè più o meno le persone che... diciamo io vedevo solito frequentare erano con loro. Presidente, mi scusi, sono le 14:30. L'esame io posso proseguire, però avevo intenzione di fare qualche altra domanda oltre l'elenco. No, dico, evidentemente poi la pausa slitta, tutto qui. Allora, io ho posto un problema. Così vediamo chi siamo, siamo a 148. Siamo a 148, dobbiamo arrivare. Comunque, sì. Andiamo ancora un po' avanti. Va bene, vediamo. Presidente, le chiedo scusa,
Dico, ma allora la pausa che solitamente viene fatta alle 14. Il discorso mio mi era. Scusi, questo. Presidente, il problema che... è questo. Mi scusi, Presidente, mi consenta un attimo. Prego. Il problema è che il pubblico ministero deve ancora procedere all'esame di 20 posizioni per ultimare. Io avrei compreso che la pausa slittasse ulteriormente, se ne restavano due o tre e le avremmo completate. Se ci sono, posizioni esauriscono con un no, possiamo fare preventivo? Non lo possiamo fare, quindi diciamo andiamo avanti, vediamo come va. Conosce tale Nino Avecchia? No, mi scusi, dottore, volevo tornare un po' indietro sull'accompagnatore di Aldo Ercolano, che in qualche circostanza è venuto o l'ho anche incontrato, come per esempio nel bar di Via Leonio, insieme a Francesco Accidiacono, Franco Salaro. Ecco, oltre a queste persone lo ha visto? No, no, no. Conosce Nino Avecchia? No. Conosce Turi Scheggia? Sono tutti soprannomi, ovviamente. No. Conosce signorino Sergio? No. Conosce Scuderi Antonino? No. Conosce Scuderi Salvatore? No. Conosce Strano Giuseppe? Come? Strano Giuseppe. No. Conosce Strano Mario? Strano Mario, conosco Strano Mario. Vediamo quale conosce. Strano Mario era qui a carcere di Bicocca insieme a me e anche a carcere di Enna nell'86. Inteso Mario a Chianescine. Quello è un'altra posizione. Oltre questi non ne conosce altri? Beh, c'è, mi pare che si chiami Mario Bedo, qualcosa del genere, non ricordo. Perché si chiami Mario Sano. E dove lo ha conosciuto? L'ho conosciuto, se quello che penso io, da bambino, perché era uno del mio quartiere. Sempre del Piazza Novio? Sì, all'origine, anche se poi è andato ad abitare San Pirillo Nuovo, in quelle zone là. È una persona molto più grande di me, dovrebbe essere. Sa se è inserito in qualche... No, era un contrabbandiere, mi ricordo era un contrabbandiere, diciamo, all'epoca, amico intimo con il signor Mangione Francesco. Conosce il fratello di questo soggetto? Mario Bedo, mi pare che si chiamasse Pippo Bedo, se non ricordo male. Sì, anche. Ma sempre come, diciamo, nella stessa misura di cui ho detto prima per il fratello. Quindi lei li ha conosciuti come contrabbandieri e poi li ha persi di vista? Sì, totalmente. O li ha frequentati? No, no, li ho persi totalmente di vista. Lei conosce Suraniti Rinaldo? Come? Suraniti Rinaldo. No. Conosce un tale Renato? Renato? Sì. Colui che gestisce Renato, gestisce la bisca dei, diciamo, Veneranto e Salvatore Cristaldi a Picanello. Esattamente dove? A Picanello, in una traversa di via Duca degli Abruzzi sulla destra, una bisca di... si esercita il gioco della cosiddetta zecchinetta. Ce lo sa descrivere fisicamente? No, no, lo so di nome. Ah, ce lo conosco? So, appunto, ecco. E so... da chi ha preso queste indicazioni? In genere si sanno, no? Che qualche anno fa addirittura mi pare che avesse una specie di semilibertà, qualcosa del genere. Conosce... Tomaselli Antonio?
conosce Tomaselli Giuseppe? No. Conosce Tornabene Mario? No. Conosce Tringali Giuseppe? No, torna bene per caso è una persona che... No, le scusi, domande... Ne conosco uno, ho capito, ne conosco uno, ha ragione, ne conosco uno di nome naturalmente sempre, non di persona. Sì. Torna bene di Aci Reale che era molto vicino agli Alfio Coscia, amico di Alfio Coscia. Alfio Coscia chi sarebbe? Nuccio Coscia, scusi, Nuccio Coscia, no Alfio, Nuccio Coscia. E quindi questo torna bene, il nome non lo sa? No, no. Lo ha soltanto sentito dire? Sì, sapevo, diciamo, che era uno molto intimo di questo Nuccio Coscia. Da chi lo ha sentito dire in particolare? È lo stesso, diciamo, canale che ho detto per Nuccio Coscia. Cioè? Gli stessi, diciamo, nell'ambito malavitoso, nell'ambito dell'ambiente. Per Trincare Giuseppe mi pare che abbia detto che non... No, no, non lo conosco. Tropea Francesco? No, non lo conosco. Tropea Giovanni? Non lo conosco. Tropea Sebastiano? Di persona non li conosco. Di persona, ne ha sentito dire? Sì, i Barone. I? Barone. Da chi? Questo, cioè, sarebbe il soprannome? Sì. Di chi esattamente? Li conosceva Melo Cordafracida. Chi era Melo Cordafracida? Caruso, Camillo Caruso. Che è passato, è vivo? No, è morto. Cioè, questa indicazione gliel'ha data Melo? Me l'ha data lui, li conoscevo anche da nome da tantissimo tempo, di soprannome, diciamo, come Però barone. Lei non li conosce personalmente? No. E questo Melo Cordafracida era inserito in organizzazioni criminali? Quella mia, sì. Nella sua. E sa, sulla base di queste indicazioni, può dire se questi Tropea... Innanzitutto, quando lei ha detto i Baruni, io le ho dato tre indicazioni di Tropea. Ho parlato di Tropea Francesco, Tropea Giovanni e Tropea Sebastiano. Lei sa a chi si riferisce questo soprannome? Nuccio Barone sicuro. Nuccio Barone? Sì. Dico, sa se sono inseriti in qualche organizzazione? Di specifico no. Erano molto, diciamo, in un certo modo amici, non so se erano inseriti comunque. Amici di Carletto, amici di... Carletto chi? Campanella. Campanella. Sì, e dei fratelli Cristaldi, Venerando, Salvatore, erano anche amici di Carmelo Cordafracida, Camillo Caruso. Lei conosce il titolare del garage centrale di Largo Paesello a Catania? No. Lei ha già parlato di Tuccio Salvatore. Ecco, ci vuole dire quando lo ha conosciuto? Agli inizi degli anni 70, 73, 74, in quell'epoca là. Come lo ha conosciuto e se il Tuccio in quell'epoca era inserito in organizzazioni criminali? In quell'epoca Tuccio Salvatore era solito accompagnarsi Nino Santapaola, il che... Siamo negli anni 73? 74, 73, in quel periodo là. Il che erano anche soliti frequentare il camping della playa di Fagione. E di cui anch'io ero solito frequentare quel campeggio là. Diciamo che la conoscenza iniziò proprio in quei periodi là. E poi? E poi è susseguita. Poi quando, diciamo, come ho detto prima, quando ho fatto la scelta, diciamo, di avvicinarmi a un clan
Allora sì, era tutti quanti insieme, Santa Paola, Calderone, 80, 76, non ricordo, 75, 76, di preciso non ricordo, più o meno in quel periodo. Diciamo in un certo modo che abbiamo avuto anche dei periodi di frequentazione con Tuccio Salvatore, Torre Dell'Ova. E poi quando lei, quando c'è stata la guerra, ferito Santa Paola? No, poi c'è stato, diciamo, un periodo in cui Tuccio venne arrestato per una rapina nella zona di Bustarsizio, per cui diciamo che ci siamo persi di vista a causa di questa rapina, diciamo, di questa sua assenza, e di cui poi man mano, diciamo che sono passati anni, ci vedevamo, ci fermavamo, andavamo a bar, si scambiavano qualche parola del più e del meno, ci davamo delle idee su questi allora custodi, in pratica queste cose qua, niente di particolare. Ecco, sa se comunque era inserito in organizzazioni criminali? Tuccio è, diciamo, una creatura di Benedetto Santa Paola, di cui Tuccio è innamorato di Benedetto Santa Paola. Che significa? Nel lato affettivo, che vede come un padre. Molto vicina. Sì. Sa se ha svolto o ha ricoperto qualche carica in particolare nell'ambito dell'organizzazione? Era uno molto quotato all'interno dell'organizzazione. Sa indicare fatti specifici riconducibili al Tuccio, di qualsiasi genere, delittuosi? Dunque, come dissi prima, nell'84 c'è stato un altro screzio tra il clan Santa Paola e il clan Pillera. Un giorno io abitavo, in quel periodo abitavo in via delle Viole, un pomeriggio vedo correre della gente verso il bar Marchese in via Salvatore Citelli. Io, vedendo quella gente che correva, in che zona siamo? Via Ughietti, sì, piazza Montessori, in quelle zone là, in ogni modo, da casa mia, vedendo correre questa gente, siamo nell'84, mi sono incuriosito e sono andato, mi stavo avviando verso quel posto dove vedevo che correvano la gente per capire di che si trattasse. Poi ho saputo durante la strada che avevano ammazzato a Salvatore Romano, padre dei fratelli Romano, in via Carlo Forlanini. A quel punto sono ritornato a casa, ho preso la macchina e sono andato ad avvisare immediatamente a Salvatore Pillera nella villa che lui aveva nella zona del fiume San Leonardo, dopo Vaccarizzo ad ogni modo. Sì. Arrivo lì e lo informo che avevano ammazzato il padre di Santo Romano, Angelo Romano. Scusi, in quel periodo il Pillera era libero o era latitante? Sì, era latitante. Allora, a quel punto, diciamo che subito è partito, come dire, cosiddetto allarme, allarme generale, tutti quanti. Ci siamo passati la voce che era stata fatta questa cosa e che veniva da Santa Paola, la mano veniva da Santa Paola, e che, come controrisposta, qualche giorno dopo venne ammazzato nella zona di Tre Castagni uno che era vicino al clan Santa Paola. Sai indicarne il nome? No, non mi ricordo. Comunque era nel settore dell'edilizia come attività lavorativa. Saro Zuccolo, amico con Nunzio Cavallaro, praticamente entra, come dire, in atto la diplomazia. Allora, Nunzio Cavallaro deceduto,
deceduto oggi, apparteneva a quale gruppo? Salvatore Pillera. Salvatore Pillera. Mentre Saro Zuccolo? Santa Paola. Santa Paola. Quindi mi pare di aver capito, furono fatti dei passi da Saro Zuccolo verso il... Sì, sono stati degli incontri da Saro Zuccolo e Nunzio Cavallaro in merito, diciamo, a questi fatti, e che si parla appunto che loro non ci centravano, fino al punto che ci fu un altro incontro, sempre nella villa di Nunzio Cavallaro, che prima venne Saro Zuccolo, poi dopo Saro Zuccolo è venuto, diciamo, per preparare il terreno, per assaggiare il terreno, per preparare il terreno per questa, diciamo, riunione, per chiarire questa cosa. Allora, diciamo, quando si arriva a un accordo, il Saro Zuccolo con Nunzio Cavallaro se ne vanno e vanno a prendere... Scusi, la seconda riunione? Se no, diciamo che la riunione si è svolta nello stesso giorno. Come lei ha detto, due riunioni. Sì, credo. Nello stesso giorno, nello in stesso pratica, giorno. Sì, nello sempre stesso giorno. Di Nunzio Cavallaro, sì. Nella villa che c'aveva a Vaccarizzo. Sì. E allora, e che stava venendo, perché era andata a prendere... Come ha passato per discutere questa cosa, e che il Mappassodo è venuto per conto di Nitto Santa Paola, naturalmente, per chiarire questa cosa. Noi, per non farci trovare tutti quanti là, siamo andati di rimberta alla villa di Nunzio Cavallaro, e c'era un'altra villetta in affitto presa da Santo Castorina. Siamo andati noi dentro questa casa. Praticamente, ed altri erano in un'altra casa un po' più avanti, il che arriva questa macchina e c'era Salvatore Duccio, Piero Puglisi, Mappassodo e Saro Zuccolo. Insomma, si è stabilito che loro non furono a sparare a padre di Santo Romano, che loro non sapevano nulla. Tutte queste situazioni qua, diciamo che è finita in questa circostanza, che in effetti poi successivamente si venne a sapere invece che era opera di Salvatore Parisi questo omicidio. Ecco, in questa occasione lei queste persone le ha viste, oppure è un fatto che le sta... No, io le ho viste. Dentro, prima, quando è venuta la prima volta Saro Zuccolo, ero, diciamo, presente nella villa di Nunzio Cavallaro. Poi Saro Zuccolo è venuto da solo? Sì, è venuto da solo in compagnia di Nunzio Cavallaro. Poi successivamente... È venuto in compagnia di Nunzio Cavallaro nella villa di Nunzio Cavallaro? Di Nunzio Cavallaro, sì, noi eravamo rimasti là nella villa di Nunzio Cavallaro, Strano Stellario, io, Salvatore Pillera, Giuseppe Sciuto. E ricorda se in occasione di questa presenza del Malpassoto, lei ha detto del Puglisi, chi erano le persone presenti? Nella macchina chi c'era? No, sono venute due macchine, mi pare, qualcosa del genere, non chiara, nitida la scena. Comunque c'era Puglisi, perché noi li guardavamo, Piero Puglisi, Salvatore Duccio, Giuseppe Pulvirenti, e Saro Zuccolo. Ricorda di altre persone? Altre, diciamo, appartenenti al clan Santa Paola? O Pulvirenti? No, di altre non ne ricordo. Le ha detto che erano, ricorda che forse erano due macchine? Sì, perché nello stesso c'era Nunzio Cavallaro. No, questi qua, macchine... questi sicuri, questi sono sicuri. Mentre non è sicuro di altre persone? No. Ricorda le macchine? Ma mi pare che era la macchina di Nunzio Cavallaro, se non ricordo male, sì, la macchina di Nunzio Cavallaro, mi pare un Alfa Romeo che era di Nunzio Cavallaro. Questa era la macchina di Nunzio Cavallaro, dico, le macchine in cui sopraggiunsero le altre persone, no, le ricorda? No.
questo episodio dell'84. Sì. Altri episodi, altre riunioni. Successivamente, stiamo parlando di Duccio. Successivamente, dopo non tanto tempo, perché qua è 84, periodo estivo stiamo parlando più o meno, non mi ricordo se fosse addirittura agosto, comunque questo periodo qua, ecco, dico, altri episodi successivamente. Il Tuccio Salvatore è oggetto di un attentato a casa della sorella. Quando dice successivamente, sa scandire il tempo esattamente? Mi ricordo si parla di mesi, qualche sì. mese, due, tre, in quel periodo là più o meno. Sì. Da parte di Paolo Repise. Duccio sarebbe stato vittima di un attentato da parte di Paolo De Pisi? Sì. Poi? Il che nella riunione di cui ho parlato prima, relativo diciamo a questo omicidio del padre di Romano eccetera, sì. il Duccio lamentava il fatto è che Pillera dava appoggio a Paolo De Pisi. Il Pillera nega questa circostanza. E in effetti erano i lautani a dare appoggio a Paolo De Pisi, Paolo Vitale. Successivamente a questo attentato, il Pillera Salvatore ha avuto un violento atterco con i lautani, in quanto a sparare a Tuccio Salvatore, oltre ad esserci Paolo Repisi, suo frate, Nino Bassomo, Nino Capone, c'era anche Affio Lautani, il che ha dato molto fastidio a Salvatore Pillera questo fatto, che Affio Lautani abbia dato conforto fino a livello materiale. Poi come e a causa di questo, diciamo, questa loro iniziativa, c'è stato un incontro all'interno con i lautani, Pillera e tutto, il che il Pillera ha messo dei puntini con i lautani su tutto e per tutto. Che loro non si dovevano più permettere di dare conforto, addirittura a livello materiale anche, la cosa che più ha dato fastidio. Ma che sotto sotto si poteva dare conforto, sì, ma non a livello materiale, perché un domani qualcuno, diciamo, viene a sapere che vivete, vi rendete conto quello che potrebbe succedere? Che la faccia lui, Vitale, se la vuole fare la fa, ma non che addirittura ci deve essere qualcuno di noi. Cioè questo qui, diciamo, sono i discorsi. Ecco, ora mi deve fare capire due cose. Innanzitutto, Paolo Vitale, quali erano i rapporti tra Paolo Vitale e Tuccio Salvatore? Erano molto amici inizialmente, come ho detto prima, che venne arrestato Salvatore Tuccio per una rapina, non ricordo se la zona del Milanese, se non ricordo male, e era imputato insieme a Paolo De Pisi, Paolo Vitale, erano molti amici, e che poi Paolo De Pisi dice che se ne è accorto dopo 10 anni che a uccidere suo padre era stato la mano di Nitto Santa Paola. Siccome questa cosa appunto Salvatore Pillera, noi
non la prendevamo tanto in considerazione, appunto dal fatto perché tu stai prendendo questa scusa dopo 10 anni che tu sei alle dipendenze di Santa Paola. Tu sei uno che non scherza e Santa Paola ti lascia a te, diciamo, in un certo qual modo lì, la disponibilità di crearti un gruppo, eccetera, e non pensa prima ad ammazzarti se ti aveva ammazzato tuo padre. Cioè questo era il discorso che a noi non tornava, e mentre che abbiamo più o meno, ci siamo convinti che era più che altro, diciamo, una comodità quella che lui stava dicendo in quel periodo, Paolo De Pisi. Cioè che non era vero che il padre era stato ucciso per mano di Santa Paola? Sì, sì, ci siamo convinti di questo. Ecco, ma allora il Paolo De Pisi, a parte il fatto di essere amico di Tuccio, in quale gruppo era inserito originariamente? Era amico di Tuccio, amico di Santa Paola. Ecco, queste indicazioni invece sui partecipanti all'agguato nei confronti del Tuccio, il Pillera da chi li ha prese? Li ha prese da persone, diciamo, interne. Allora mi pare che sia stato, se non ricordo male, proprio Nino Paci a documentarlo di questo fatto qui. Non ci fu un contatto tra il Pillera e il Tuccio per capire No, con Tuccio si, praticamente non se ne è parlato proprio di questa storia con, diciamo, con i Santa Paola, nemmeno se ne è parlato. Ma quando ci fu questa riunione con i Laudani, da parte dei Laudani ci fu ammissione della partecipazione di Alfio Laudani all'agguato, oppure questa riunione ebbe diciamo fine senza che se ne venisse a capo della vicenda? No, in quell'epoca ci fu, diciamo, una tacita ammissione. Quando non c'è un diniego è una tacita ammissione. Sa quale attività lavorativa il Tuccio svolgesse? Sì, ha una fabbrica di prodotti caseari. L'ultima volta che ci andai io era da Cicastello. Quando ritiene dovremmo sospendere. Infatti era forse la cosa che originariamente avevo. Quindi sospendiamo, finiamo con Tuccio oppure sospendiamo ora? Non so quanto tempo richiederà ancora l'esame. C'era qualche altra cosa da chiedere? A questo punto sospendiamo e poi meglio, sì. Allora riprendiamo alle 16. Buon pomeriggio, prego prendere posto. E l'ufficiale giudiziario può introdurre il signor Ferone. Un po' di silenzio in aula, il pubblico ministero può proseguire. Signor Ferone, volevo sapere, con riferimento a quel agguato di cui lei ha detto nei confronti del Tuccio, ricorda o comunque sa dove si verificò? Non ho capito bene la domanda, cortesemente vuole ripetere. Lei ha parlato di un agguato che Paolo De Pisi avrebbe portato nei confronti. Ecco, volevo sapere dove si trovava in quel periodo il Tuccio, se lo sa. A casa della sorella. Dove si trova la... Non lo so. Non lo sa. Su specifiche attività delittuose del Tuccio è in grado di riferire? Se ovviamente no, specifiche no.
mai conosciuto tale Orazio Nicotra? Come nome, nome e cognome non mi è nuovo. Non ricordo comunque. Lei conosce Tudisco Santo? No. Conosce Tusa Lucio? No. Conosce Vasta Domenico? No. Conosce Zucchero Carmelo? Sì. Ci vuole dire chi è? Lei ha parlato di uno zucchero nel corso dell'udienza di oggi. Rosario. Rosario. Ed è parente di questo Zucchero Carmelo? No. No. Allora, ci vuole parlare di Zucchero Carmelo, quando l'ha conosciuto, dove l'ha conosciuto e se è inserito in qualche organizzazione malavitosa? Zucchero Carmelo l'ho conosciuto praticamente da bambino, come suo cugino Zucchero Domenico, da bambino, perché sono del mio quartiere. Che sapevo che erano, diciamo. Il quartiere è sempre quello di Piazza Bovio? Sì, via La Libertà, Piazza sì. Bovio, sì. Sapevo che, diciamo, sono nell'area di Santa Paola, ma niente di più. Come fatti specifici, in particolar modo, niente. Questo sia Zucchero Carmelo che l'altro che ha nominato? Sì, solo che Domenico, Zucchero Domenico è stato arrestato, se non ricordo male, nel 90-91 per una estorsione insieme a Di Paola. Di Paola come? Aldo Di Paola. E questa appartenenza all'organizzazione Santa Paola come le è nota? Lo sapevo. Lo sapeva come? Prima perché ero del quartiere e anche perché magari, diciamo, come ho detto prima, avevo interesse di sapere più o meno le persone che erano avvicinate ad altri gruppi. E per cui mi interessavo in particolar modo di sapere come in questa circostanza dello di Zucchero Carmelo, Zucchero Domenico. Lei ha detto che sia lo Zucchero Carmelo che lo Zucchero Domenico erano del suo quartiere. Successivamente sono rimasti in questa zona oppure hanno frequentato altre zone, comunque si sono trasferiti in altre zone? No, sempre in quella zona. Sa che attività svolgessero? Autotrasportatori. Zucchero Domenico, di cui c'è anche l'agenzia in via Claudio Monteverde, praticamente nella casa dove io sono nato. Oggi c'è un'agenzia che è di loro, di trasporti. Poi sapevo che anche Melo Zucchero era in una cooperativa, ma non so. Era molto? Era in una cooperativa, ma non so di più. Lavorava praticamente in questa cooperativa, ma non so di più. Zucchero Giovanni, lo conosce? Io ho conosciuto tempo fa, tanto tempo fa, un Zucchero Giovanni, Gianni Zucchero. Andando, non ricordo se era il 75, qualcosa del genere, 76, non lo ricordo. Andando a far visita a carcere di Augusta,
mentre che entravo ho visto che stavano per uscire una persona, un detenuto tutto bruciato all'ospedale, che si chiamava Gianni Zucchero. E questa è l'unico, non so se la persona di che si sta mezzo di questo è fatto. L'unico Zucchero Giovanni che lei conosce? Sì, ma è sempre così. E lo ha conosciuto soltanto in questa occasione? Sì. Lo ha visto, voglio dire, soltanto sì, in questa occasione? Zucchero Nunzio? Non lo conoscevo, ma lo sapevo. Cioè? L'ho conosciuto a carcere di Bicocca adesso, quando sono stato arrestato. E quindi questa la conoscenza che lei ha dello Zucchero Nunzio è soltanto questa? Sì. Cioè in precedenza non lo conosceva? No. E nel periodo in cui è stato detenuto con lui ha avuto indicazioni sul fatto se egli è inserito in qualche organizzazione? Sì, era praticamente, diciamo, uno dei responsabili nell'anno dei responsabili del gruppo Santa Paola nell'anno 1994, anno in cui, più o meno se non ricordo male, è stato ucciso questo Zucchero Giovanni, fratello di Nunzio Zucchero, perché lui era, sapevo io che camminava liberamente, tranquillo, e che ho dedotto che quantomeno lui sapesse qualcosa, cioè che la morte di questo Zucchero Giovanni, quantomeno lui sapeva da dove arrivava la mano. Io non ho capito, questo Zucchero Giovanni che sarebbe morto era parente dello Zucchero Nunzio? Sì. E che cos'era? Il Zucchero Giovanni che ho parlato prima è stato ucciso, se ne ricordo male, nel 93-94. Ecco, ma è sicuro proprio che si chiamasse Giovanni? Se non ricordo male, sì. Quindi quello Zucchero Giovanni che lei ha visto nel carcere, mi pare, un fratello o cugino, qualcosa del genere. Scusi, quello Zucchero Giovanni, lei ha parlato del carcere di Augusta, è uno Zucchero Giovanni che ha visto bruciato? Sempre, sì, nel carcere di Augusta. Cioè che significa lo ha visto bruciato? Praticamente era bruciato, qualcosa del genere. Scusi, quello Zucchero Giovanni, lei ha parlato del carcere di Augusta, è uno Zucchero Giovanni che ha visto bruciato? Sempre, sì, nel carcere di Augusta. Cioè che significa lo ha visto bruciato? Praticamente era bruciato.